CG Photo Art. It's media. It's art. Oggi eccezionalmente inviato nelle vesti di amico supporter di DG Photo Art e di Davide Guida, ci troviamo alla conferenza stampa di presentazione dello spettacolo È tutta una farsa con Massimiliano Gallo, Gianfranco Gallo, Gianluca Di Gennaro e tanti altri. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Scilea dal 12 al 22 di novembre e dall'8 al 20 di dicembre al Teatro Marconi a Roma. Una sfida molto importante nazionale per i fratelli Gallo, per tutta la loro compagnia, e noi di DG Photo Art siamo qui per seguire appunto i lavori della conferenza. Buona visione. Signore e signori, buonasera. Questo microfono, insomma, dovevo dare il benvenuto così. Lo spettacolo si chiama È tutta una farsa, è molto divertente, ma non solo. Noi facciamo un teatro di tradizione, però rinnovato. Ho cercato di portare in scena e svelare tutto ciò che viene dalla maschera di Pulcinella e ancora prima dalle Atellane. Per cui vedrete in scena, partiremo da Petito, ma vedrete e sentirete battute e vedrete delle citazioni di Totò, di Troisi, dei De Reggi, addirittura di Crucio Marx, per cui un divertimento nel quale si riconosceranno tutti, anche i più giovani. Il nostro spettacolo è sempre diretto a tutti e ha varie chiavi di lettura, per cui si divertiranno un po' tutti. Si ritorna in teatro, È tutta una farsa. Di che cosa parla questo spettacolo? Che cosa vedremo in scena? Tra l'altro una compagnia molto familiare, possiamo dirlo. Vuoi sapere prima una cosa? Ti dico prima dello spettacolo. Lo spettacolo che... lo spettacolo è molto divertente, ma non solo. Dal titolo potrebbe sembrare una farsa, ma non lo è. Secondo me è il vero teatro comico di sperimentazione, perché io ho scritto un testo col quale cerco di svelare tutto ciò che di comico è venuto dopo la maschera di Pulcinella. In scena vedrete questa grande maschera dalla quale usciranno gli attori. Proprio per sottolineare questo, quindi vedrete, il pubblico che verrà a vederci si divertirà e vedrà il teatro comico napoletano e non solo, vedrà Da Petito, poi riconoscerà in scena Totò, vedrà i De Reggi, i fratelli De Reggi, fino a Troisi, vedrà addirittura Crucio Marx a un certo punto dello spettacolo. Quindi quello che ho cercato di fare è svelare tutte le derivazioni e sottolinearle con una matita rossa, questo fatto. Prima dicevamo Gianfranco, Massimiliano in famiglia, poi c'è la figlia, il nipote, praticamente la si è giocata in casa. Sì, questa era un'idea di Gianfranco che ha portato avanti con forza, era convinto di voler riportare in scena una famiglia d'arte. Non ce ne sono più, o forse c'è solo quella di Filippo. Io non mi sento tanto bene. Diciamo. Noi non ci sentiamo tanto bene, no, però era un'idea che poi è risultata vincente, perché le persone che vengono a vedere lo spettacolo sono contente di vedere una continuità, di vedere che c'è una famiglia in scena. Quello è un altro valore aggiunto. Tu scrivi di teatro, ovviamente siamo sempre più abituati alla televisione, a vedere la comicità in televisione. Come si attira il pubblico invece qui in un teatro, dove ovviamente poi c'è il pagamento del biglietto, c'è il fatto di venirci in teatro? Come si fa? Come lo fai? Io in realtà cerco di avvicinare, diciamo, i giovani, perché quello che manca al teatro come pubblico sono i giovani di solito. Vanno poco a teatro perché lo vedono come qualcosa di vecchio più che di antico, mentre invece cerco di fargli capire che il teatro è tutto ciò che è venuto dal nostro teatro. Poi il teatro comico è attuale, è moderno, tutto ciò che vedono in televisione, a volte fatto molto male, viene sempre da lì. Per cui la cosa più bella è che molti ragazzi mi scrivono, tra l'altro, quando vengono a vedere gli spettacoli, che non pensavano che il teatro fosse questo e quindi che si potessero divertire con il teatro. Reduci da altri successi, come puoi lavorare in famiglia? Com'è lavorare in famiglia? Per noi è tornare un po' a casa ogni volta che passiamo da un set all'altro e poi ci rincontriamo in scena, è come tornare a casa, quindi è la cosa più bella. Perché in effetti questa idea mi viene proprio per questo, che siccome è un po' di tempo che facciamo cinema, televisione, io, lui, anche Gianluca, nostro nipote,
mi venne questa idea di, siccome non ci vedevamo più, perché diciamo, facciamo uno spettacolo così ci vediamo. No, esatto, quindi io cominciai con questa settimana che facciamo a luglio 2 anni fa a San Domenico Maggiore, dove io riunì io, lui, Gianluca e facciamo questi spettacoli. E poi da lì ho detto, ma perché non continuare? Visto che facciamo dei pienoni con poca pubblicità, quindi capimmo che il pubblico ama vedere una famiglia in scena. Tra l'altro, come diceva lui, forse ce ne sono poche, ma non solo a Napoli, in Italia ormai sono poche. Ci sono, Toni e Peppe Servillo, però non recitano sempre insieme. E poi diciamo questa compagnia si forma attorno a questo nucleo principale che siamo io e lui, cioè io e lui facciamo questo da una sagarenna cosa rete che una faccia preoccupare. No. Veniamo da una storia personale noi di proprio i fratelli Gallo da 1988 mi sembra che abbiamo cominciato insieme e quindi attorno a questa situazione abbiamo coinvolto i più giovani che sarebbero Gianluca, ma c'è anche Gennaro che sta qua, Bianca Gallo che Bianca sta Gallo qua. E poi c'è una lista d'attesa, abbiamo una lista d'attesa dove c'è mia figlia Greta che è più sua figlia Giulia. Quindi questo è il primo di una serie, possiamo dire, spettacolo in famiglia. Sì, non è il primo, ma stiamo cercando di allevare i ragazzi più giovani. Io volevo fare una cosa per invitarvi al cinema, volevo fare una cosa diversa. Cioè, se vengono pure le giornaliste che ci hanno. Dici tu, a me. Allora le trovate tutte le sere. Le trovate tutte, siamo voi venite dal 12 al 22. E troverete anche le nostre. Troverete anche le nostre giornaliste. Loro due che sono un po' brutti non li troverete, infatti li vedete già dietro le telecamere. Stanno dietro la camera. Però una volta invece per il solo microfono avete visto anche a loro. Ciao. Dal 12 al 22 al Cilea. È tutta una farsa, uno spettacolo familiare inteso nel senso ampio del termine, perché la famiglia Gallo è tutta in scena e anche per le famiglie italiane, perché si parte da Napoli, si arriva poi anche a Roma, sarà un altro appuntamento molto importante, no? Sì, cerchiamo di portare quello che abbiamo fatto finora qui, cerchiamo di esportarlo un po' fuori. Io e Massimiliano siamo già stati in giro in Italia a fare cose nostre, però forse è la prima volta che improntiamo questo discorso sulla famiglia e quindi sì, come dicevi tu, saremo a Roma in questo teatro molto nuovo, molto bello, si chiama il Marconi, a Viale Marconi, un bellissimo cartellone e quindi cerchiamo di portare lì quello che facciamo qui a Napoli. Massimiliano, una esperienza nuova, importante, tu e tuo fratello, c'è Gianluca, fiction, cinema, televisione, ma il teatro è sempre, si può dire, il primo amore, no? Sì, è il primo amore, ma poi come dicevamo è la nostra casa, quindi invece di ritrovarci, visto che non ci vedevamo più sui set, invece di ritrovarci per una cena ci ritroviamo a teatro, quindi quando siamo a teatro siamo a casa, siamo in un momento molto intimo per noi e quindi di grande una condivisione fatta col pubblico e quindi è una cosa che il pubblico ama molto. Allora, ricordiamo anche l'appuntamento, gli appuntamenti dal 12 al 22 di novembre al Teatro Cilea, dall'8 al 20 dicembre se non sbaglio a Roma al Teatro Marconi. Un invito a teatro ai telespettatori che vi guardano da casa e che vi stimano e vi ammirano da anni. Venite a teatro innanzitutto per vederci, che ci scrivete sempre, ma quando ci possiamo venire a teatro, che ne è, sulla televisione, cinema, insomma venite a conoscere a teatro. E poi perché si divertono, è uno spettacolo molto divertente, si divertiranno tutti, dai ragazzi ai quelli più grandi. No, noi fortunatamente abbiamo anche un pubblico di giovani, molto giovani, quindi abbiamo già mantenuto la promessa con loro, loro si divertono, anche se il linguaggio può sembrare diverso rispetto alla televisione, ma invece si divertono molto e così le famiglie quando vengono a vederci. Vi aspettiamo. Uno spettacolo praticamente di famiglia, cosa vuol dire recitare con il suo padre? Beh, una grandissima emozione perché ovviamente sei osservata di più, sei seguita molto, ti senti a casa perché comunque sei con la tua famiglia. Ogni consiglio è oro in questo momento della mia vita e quindi spero che andrà benissimo questo spettacolo che tra poco debutteremo qui al Cilea, sarà una grande emozione per me.